Desire of Freedom, il desiderio della libertà, una mostra quindi sulla libertà, ma non sulla libertà che esiste, ma anche sul desiderio di raggiungerla. Una mostra che parla dell'arte in Europa dal 1945 a oggi, e quindi parla di un'Europa dove a un certo punto si è alzata la nuvola della Seconda Guerra Mondiale, ma sulla quale si è anche abbattuto il pugno della dittatura sovietica. Quindi questa mostra fa capire come da una parte l'arte diventa uno strumento di celebrazione della libertà e dall'altra l'arte diventa uno strumento per combattere la mancanza di libertà, la mancanza di libertà che viene tolta dalle dittature. Gli artisti quindi usano tantissimi materiali diversi, ne vedrete di tutti i tipi in questa mostra, e per questo è una mostra interessante, perché l'artista finalmente si sente libero di utilizzare tutto quello che trova a sua disposizione pur di affermare la sua necessità di libertà, anche sotto un regime dittatoriale.